Con la solennità del Natale, la Chiesa celebra la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini. È questo, infatti, il senso spirituale del Natale. Come troviamo in un antico libro liturgico, la nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre, l'apparizione temporale nell'umiltà della carne e il ritorno finale all'ultimo giudizio. Già nell'antica Roma, il 25 dicembre si celebrava la festa del Natalis Solis Invicti, il Natale del Sole Invincibile. Celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il Sole vero, la luce del mondo, si è voluto dare un significato del tutto nuovo a questa antica festa. Tutta la terra rivolge oggi lo sguardo ad una mangiatoia dove il cuore trepida contemplando il sonno di un bambinello. Credenti e non credenti lo attendono come il giorno in cui deve esserci pace, in cui devono essere lasciati da parte i cattivi sentimenti, il giorno che porta speranza, che suscita gioia, che suscita sentimenti di unione, sentimenti di affetto verso i propri cari. Lo sguardo degli uomini e delle donne di fede riesce a scoprire, adagiato in quella paglia, avvolto in quei poveri panni, il Creatore onnipotente. Oggi il Natale si è proprio svuotato, è rimasta la festa, ma non si sa a chi si sta facendo questa festa. È rimasto il 25 dicembre, ma non si capisce che cosa sia avvenuto in quel momento. È rimasta la tradizione del presepe, ma almeno nella visibilità è scomparsa la scena della Natività. Si è svuotato. È vero, noi continuiamo a celebrarlo e lo riconosciamo come nostro Redentore. L'abbiamo sentito. È nato un Salvatore, che bello. Lo crediamo anche come nostro Redentore. Lo adoriamo come vero Dio e Signore. Però non abbiamo mica altrettanta coscienza del dover essere salvati. Abbiamo un Redentore, ma non ci ricordiamo che dobbiamo essere salvati. E allora anche qui il Natale rischia un pochettino di svuotarsi del contenuto più bello, perché il Natale non è un bambino che nasce, opera prodigiosa che ogni volta si ripete e che è dono di Dio. Il Natale è il figlio di Dio che nasce per noi come nostro Salvatore.